Risucchio. Silenzio. Non è tanto la presenza dietro la mia sedia allo scrittoio che mi terrorizza, quanto l'immondo gorgoglio che emette. Per strada non mi capacito. Non è tanto la presenza dietro. Passa una pantera. Mi hanno arrestato quella volta. Mi sono voltato. Le manette. Se mi baci sulle labbra, ti rubo l'anima. In realtà non sento niente, ci mancherebbe. Fili uniscono pensieri, fili intrecciano, continuo un pensiero di qualcun altro, continuo un'idea, un progetto, continuiamo insieme. Ascolta, pensa, progetta, ascolta, il pensiero, l'emozione, emozioniamoci insieme. Percepiamo, ascolta, mi fletto verso di te, mi curvo, protendo verso, orecchio come ragnatela, mentre predatrice, ragno, quieto, fermo, aspetto la preda. Adesso la tela, la mente, il mio progetto, penso, aspetto. Come se lo spazio della Terra fosse l'interno di una cattedrale. Dalla finestra mi è dato sentire, a volte, l'eco di un coro lontano. Natura, mondo, cantuccio del cosmo. Io resterò con lacrime di gioia fino alla fine del tuo lungo uffizio.
guarda sotto le mattonelle del pavimento per vedere se c'è un mostro. Lo vedi il morto? La morte al lavoro. Ho la possibilità di dire ho capito. Ho capito. Sono morto. No, sono vivo. Sì, sono morto. Non riesco a muovermi, non posso muovermi. Ecco che finalmente. Ciò che non mi uccide mi rende più forte. Devo salvare la mia famiglia. Bisogna salvare tutto. Scappagliacci. È molto semplice. Ma vieni calare, non mi fai più. È niente. Mi fai aiuto, Caletti. Mi sto portando, papà. Bisogna salvare tutto. Che cazzo fai, dormi? Dai, svegliati, andiamo! E metti a posto ogni tanto. E sistema quel cazzo di campanello che sono 2 ore che busso. Piano, 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 piano. Stai buono un attimo. Passami l'acqua. L'acqua? Per piacere. È tardi, dobbiamo andare, lo vuoi capire? E dobbiamo andare al bar adesso. Dai, che te la do io la sveglia. Doppia. Stasera altro che acqua. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tanto. È lui. Ma che cazzo di suoneria ha messo? Sì, 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 buonasera, buonasera, sì. Sì, sì, tutto a posto, tutto a posto. Sì, sì, c'è anche lui, sì, è qui davanti a me. Sì, certo, 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 certo. Noi andiamo all'Arbatax. Aspettiamo una chiamata. Va bene, sì, certo. Va bene, sì, sì, sì. No. Non c'ho voglia, non esiste. Sono 2 settimane che ne parliamo. Hai detto sì e ora ci vieni. È veloce. Lo sai che non ci posso andare da solo, no? E che cazzo? Sì, sì. Sì, sì. Basta che la smetti di rugliare e ti faccio il nome. E che cazzo. Bravo. Bravo. Capito? Prima mio nonno partigiano, sai, ero, non lo so, forse era un posto assurdo, non si sapeva niente, poi sono arrivate 3 fighe, sai, 3 fighe della Madonna, oh, fighe, queste mi hanno preso, mi hanno imbronzolato, sai, ho iniziato a girare, gira, tutto si faceva più rosso, lingua di fuoco, io sembrava di essere, non lo so, forse in un bosco, sai, io non sapevo dove ero, e poi una chiesa grandissima, senza tetto, si vedeva le stelle, io ero morto, oh, morto, beh, che c'è, non avete mai sognato di essere morti? No! Vaffanculo, smettila di fare il buffone. Noi siamo qua per un motivo ben preciso. Sì, ma che tutta questa storia. Ti garrò delle palle. Va bene, guarda. Mi metto seduto, mi rilasso. Guarda, sono una persona amabile, no? Compenso con gli amici. Socializzo. Oh, rapporti interpersonali che creano possibilità di interscambio socioculturali, socioeconomici, capito? Ma non nel senso di economia spicciola, nel senso di economia della socialità, capito? Caino! Anche pazzo, dai. Bravo, Ugo. Te l'appoggio, ma non nel senso che pensi tu. E tu ascolta. La
senti? La senti la voce del popolo che dice: Caino, stai zitto! Ascoltala, stai zitto! Ma davvero? Cazzo, non si può dire niente, non si può anche parlare, non si può. Che paese triste siamo, che Italia triste siamo diventati! Va bene, guarda, abbasso la voce, eh? Anzi, mi rilasso, sto zitto, un momento zitto. Ferruccio, da sto zitto al delirio. Prima di tutto non chiamarmi Ferruccio. Lo sai che mi fa schifo. Poi cos'è, no? Lo sai? Non te l'ho mai raccontato. Quell'uomo mi perseguita. Capito? Ma chi? Quel Frocio? Oh, ma te sei proprio omofobico. Cazzo, vedi Froci dappertutto. No, no, cara mia. Non è essere omofobici. Guarda. Hai cura nel vestire? Quindi sei Frocio. Buono. Esatto. Come nel calcio. Se preferisci Del Piero a Totti, sei Frocio. Nella musica, se preferisci i Coldplay ai Radiohead, sei Frocio. Non è un Frocio, sì. È un supero. È un dritto, altro che. Ha tutta una sua idea in testa. Lo vedi? È una vita che me lo ritrovo sempre fra i piedi. È uguale a me. A scuola. Con le ragazze. Penso, ho avuto una storia con una ragazza e poi ho saputo che anche lui ce l'ha. Quando volevo iscrivermi all'università, chi ti trovo in fila per prendere un voto? È un fatto che di non mi sei iscritto. Magari lui si è anche già laureato. Capisci? Quello mi priva della mia unicità. Sì, e allora lo sai quante nemesi ho io in giro per il mondo? Io vado a pisciare! Tu non fare il cazzone, che tra poco ci chiamano e dobbiamo andare. Tu non hai idea? Voi non avete idea di che uomo di merda è quello lì. E infatti, tu invece ce l'hai lì finalmente. Pochi metri, indifeso. Ma non hai detto che sono anni che ti perseguita? E vendicati, forza, avanti, dimmi qualcosa. Ma quando ti ricatta un'occasione del genere? Sì, hai ragione. Vado. L'hai detto? L'ho detto. Please.
Tutto a posto. Guarda che ti ho visto. Eri tu che mi seguivi al bar. Cos'è? Perché non sei rimasto a dormire? Fai brutti sogni? Eh? Hai bisogno d'affetto. Ti manca la babba. Oh, che cazzo fai? Guarda che sei solo svenuto, eh. Dio mio. Oh, dai, alziamoci, eh? Vai, dammi una mano, eh? Torniamocene di sopra. Cristo santo. Oh, dai, muoviti. Ma che ti sei morto ammazzato? Dio mio. Guarda, mi dispiace. Mi dispiace, dico davvero. Davvero, sai, sì, mi dispiace. Sì, sì, sì. No. No, io, scusa, nel tuo caso mi sento più che altro sollevato. Sollevato, sì. È un po' tutta la vita che volevo dirtelo. Lo sai che piaga sei stato per me. Io... c'è sempre stato qualcosa che mi mancava. E ce l'avevi tu. Tu con i tuoi vestitini puliti, con la tua aria onesta, eh. Ma che vuol dire? Ci godevi ad essere migliore di me, eh? Oh. Vedi, hai sempre dato la colpa agli altri. Sempre gli altri. Gli altri. Tu mai. Guarda, che gli altri sono così perché la tua vita è così. Non l'hai ancora capito. Dai la colpa al mondo, ma sei tu che sei così avvelenato. Sei tu, Ferruccio. Sei tu che vuoi essere Caino. Non l'ha scritto Mosè. Non è Dio. Non è lo Stato. Sei tu. Sei tu, solo. Tu. Cazzo! Ma che cazzo hai fatto? Ehi! Chi è questo? Oh, idiota! Dove vaffanculo sei andato? È mezz'ora che ti cerco. Il tizio ha telefonato due volte, so due ore che ci aspetta. E tu qua sei ubriaco. Ubriaco e imbecille. Imbecille sei, ecco, tu sei un imbecille, ecco che sei tu. E che cazzo è quello? Ma che t'è preso, dico io? Guarda che prima o poi quella testaccia te la spappolo io. Tanto sono già morto. Ma guarda con chi devo andare in giro io. Con un cretino! Un bambino svantaggiato. Tu non hai capito che se non andiamo subito da quel signore tanto gentile, la mano ce la fa saltare. Te l'ho detto 100 volte che i soldi sono una cosa importante. C'è gente che fa tutto per i soldi, c'è gente che ammazza per i soldi. E tu che cazzo fai? Ammazzi quel deficiente. Chi è? A Nemesi. Lo del bar. Adesso divento io la tua nemesi e tu fai quello che dico io. E vieni con me, hai capito? E lui... non lo possiamo lasciare qui. E no, che non lo possiamo lasciare qui. D'altronde non possiamo neanche andare a un appuntamento di lavoro con un cadavere, che dici? E cosa possiamo fare? Ora, lo prendiamo e lo portiamo laggiù. Prendiamo la macchina, andiamo dove dobbiamo andare. Prendiamo i soldi, speriamo che non ci stanno delle menate di mezzo. Ritorniamo qui, lo pigliamo, lo mettiamo dentro al portabagagli, lo portiamo giù alla scogliera, lo buttiamo di sotto e vediamo lo spettacolo che fa. E poi magari ce ne torniamo a casa, che siamo stanchi. Che dici, mi sembra una buona idea? Sì, no, io non lo so. Non lo so, dai, sto qua con un cadavere tra le mani. Per salvarti e dammi una mano, no. Dai, buttiamolo, su. Zitto, zitto, ascolta. Stasera arriva la polizia, me lo sento. Arriva la pula, me lo sento. Dai, fregati.
Che Apula? No. Vigilante. Vieni qua e stai zitto. Beh, che cazzata! Ma che film è? Loro scappano, arriva la polizia, qualcosa salta in aria. E poi? Ma che film mi fai vedere? Meno male te l'avevo anche detto. Non prendere film che piacciono solo a te. Manca a dirtelo. Ma dai, ma questo è il Canino 33. È un film introvabile. È un film cult del cinema italiano e io l'ho preso apposta per te perché so che ti piace il cinema. Infatti, mi piace il cinema. Ma il cinema è un'altra cosa. No, ce l'ho, so perché. Appunto. Perché? Perché si sparano tutti? Perché qui il regista già non aveva più niente da dire. A me un film del genere non mi dà niente, non mi dice niente. Ma che ti deve dare? È un film. Ma cosa ti aspetti? Ma è possibile che non ti va mai bene niente? Proponi qualcosa. Una cena fuori, un cinema. E questo non lo chiami cinema? Che siamo qui, io e te, belli, sdraiati. Che se io devo pisciare o se noi dobbiamo fare l'amore siamo già qua, comodi comodi. Invece di quelle poltroncine strette del cinema che non puoi neanche stendere le gambe. E poi magari ci sono anche quelli in sala, no? Che parlano e mangiano anche i popcorn tron 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 nelle orecchie, eh? E poi ti mandano anche i popcorn qua, guarda. Qua, in... Sì, va bene, lascia stare. Al cinema ci vado con Giovanna. Con la depressona. Molto meglio di te, che te la prendi con il prossimo, ti lamenti per ogni cosa e non fai mai niente. Chi io? Sì, tu. Quello che la madre gli ha regalato lo spazzolino elettrico perché non aveva voglia di lavarsi i denti. Rischia di morire. Sei la persona più pigra, più lassista, e nonostante questo è più ingestibile che io conosca. Per un bastardo come lui. Come fai non lo so. Quando avremo finito, come faccio io? Ricominciamo un'altra volta. Già, come si farà? Deve pagare. Deve pagare per. Ma che ci vuole a portarmi al mare, in montagna? Ma allora sei stronza. Siamo stati al fiume 2 settimane fa. Era un mese fa. E me la ricordo benissimo la tua domenica al fiume. Sei stato tutto il tempo a pescare con quel coglione di Sandro. Mentre io ero a preparare l'insalata di riso in mezzo alle formiche, a parlare con quella frustrata della moglie. Parlare di disgrazie. Se questo è il tuo uscire, stiamocene qua. A casa, non fare niente, non guardarsi negli occhi, fino alla morte, fino alla fine. Andiamo avanti, davanti alla TV. Se questo è quello che vuoi. Però ora questo film, guardatelo da solo. Io mi vado a fare un bagno. Sì.
Io il film non ero granché. Avevi ragione. Il finale è inesistente. Mi fai un po' il posto? Non c'entriamo tutti e due. Sì, invece, e lo sai. Sì, ma non mi fa voglia, poi mi stanno arrivando. Ah, e potevi dirlo subito, no? Il premestro. Guarda, ci vediamo fra 5 giorni. Non ti attaccare agli ormoni per negare il fatto che non comunichiamo più, eh? Non sai come sto? Cosa penso? Basterebbe chiedere ogni tanto, eh? Sarebbe uno sforzo inutile. Ah, sarebbe inutile sapere come sto, se mi piace qualcuno, se mi viene dietro qualcuno. Perché? Eh? Ti piace qualcuno? No, ma che c'entra? No, no, rispondi. Cosa c'è? Ti fotti la gente, eh? Che devo fare? Mi devo infilare il preservativo quando ti scopo? Stronzo, non parlarmi così che mi offendo. Non devo dire così perché ti offendi. E io che devo fare, eh? Vuoi che mi incazzi? Vuoi la scenata di gelosia? No. Basta questo. Volevo vedere se per gelosia ti svegliavi un minimo. Vedo che ti importa solo di questo, eh? Finora te ne sei stato lì come un luccio a bocca aperta. Però appena ti si tocca la preda, il possesso, come alzi la cresta, eh? Cazzo. Sei patetico. Ma quale possesso? Ma fai come ti pare, va. Sì. Infatti. Me ne vado. Lucio a bocca aperta. Quante volte te l'ho detto di rimettere a posto le cose quando le usi, che poi le cerco e non le trovo. Le faccio apposta, perché così hai bisogno di me.